ci allarmano in particolare le dichiarazioni del presidente Marsiglio sulla bonifica delle ex 2A e ex 2B di Bussi, cioè di quelle aree che si trovano tra il paese di Bussi e la società chimica Bussi. Una bonifica che aspettiamo da tantissimo tempo e che non partirà assolutamente, perché c'è un grandissimo ritardo. Dovevano partire i lavori, lo dice il presidente Marsiglio questo, il primo di ottobre 2022, siamo al 2024 e non è partito assolutamente nulla. Ma la convenzione assegna alla DECDEME, questo raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto, di rifare il piano di caratterizzazione per circa 500.000 euro e all'esito un progetto esecutivo per altri 600.000 euro. Per fare queste operazioni occorrerà almeno un anno di tempo, se tutto va bene. E poi bisognerà partire con la bonifica. Ma c'è un passaggio della convenzione che ci spaventa molto. Ci dice cioè che il Ministero pagherà a questa società la caratterizzazione e la progettazione esecutiva e se ci dovessero essere motivate ragioni non si andrà avanti con la bonifica, ma verranno pagati soltanto per le attività che sono state espletate. Perché ci preoccupa questo? Perché la compagine di Ecdeme è intanto cambiata. Perché occorrono molti più soldi dei 46 milioni rimasti per questa bonifica e terzo perché l'ANAC ha detto chiaramente con un parere che lo trovate sul sito dell'ANAC che non si possono modificare le condizioni del contratto. Poi c'è stata una grande enfasi per quanto riguarda questi 46 milioni che in realtà però sono fondi stanziati dal 2011, dalla legge 10 del 2011, il primo firmatario fu Legnini insieme al compianto Marini. E poi c'è un altro problema, il problema che tutto questo tempo che sta passando sta creando un grosso paradosso perché non solo gli abruzzesi si sono dovuti sopportare la più grande ferita ambientale d'Europa, hanno dovuto bere l'acqua del campo Pozzi di Castiglione, ma dovranno pagare le somme necessarie in più rispetto a questi 46 milioni. Questo lo dice un accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero nel 2017 all'articolo 4. Perché Marsiglio non ha detto agli abruzzesi quanto occorrerà di più e perché non ha detto chi caccerà questi soldi? E soprattutto, perché non ci dice quanti fondi della programmazione 2021-2027 sono stati impiegati per risolvere questa problematica che riguarda la bonifica di Bussi?